Dal 18 al 20 di aprile si è tenuto un festival che è andato sotto il nome del Festival dell'Economia e della Cooperazione, alla prima edizione, sottotitolo Cultura e Turismo per lo sviluppo del Mezzogiorno. Si è partiti da questo interrogativo che è questo, il seguente: che ne è del Mezzogiorno e che ne sarà, immagino, 3 giorni di incontri e di dibattiti sul ruolo che possono svolgere le politiche culturali e l'economia turistica nei processi di sviluppo economico e sociale di questa parte del territorio italiano. Vi ha partecipato anche Confcooperativa Cultura, Turismo e Sport Basilicata. E allora salutiamo Lucia Surano, la presidente di Confcooperativa Cultura, Turismo e Sport Basilicata, e la presidente nazionale Irene Bongiovanni. Bentrovate. Buongiorno. Ecco, partiamo da Irene Bengiovanni, presidente nazionale. Che cosa ci portiamo a casa da questi 3 giorni di incontri e dibattiti? Ci portiamo a casa la consapevolezza che parlare di cultura e turismo nel Mezzogiorno oggi significa parlare di sviluppo sostenibile. Sia a tutte le pubbliche amministrazioni presenti che le cooperative che fanno sviluppo a base culturale e turistica in tutta Italia, in realtà, hanno sottolineato quanto, soprattutto in questa fase storica in cui le risorse ci sono tantissimi bandi, progettualità, ecco, sia necessario sviluppare un nuovo rapporto tra pubblico e privato, un patto che guardi a uno sviluppo che abbia al centro le persone, le comunità e che sia davvero sostenibile da tutti i punti di vista, del lavoro, della sostenibilità ambientale, della sostenibilità economica e sociale. Ci portiamo a casa però la consapevolezza che in questa fase storica c'è un sentire comune. Si tratta di avere delle progettualità condivise, di non correre dietro ai progetti, ma di avere lo sguardo lungo per poter davvero valorizzare le risorse che oggi ci sono per dare un senso di sviluppo futuro. Una bella belle giornate di progettualità. Urano, il Mezzogiorno d'Italia ha sviluppato queste interconnessioni utili per poter portare avanti, diciamo così, un approccio di questo tipo? Sì, infatti in collaborazione, in concertazione con Confcooperative Nazionali, Confcooperative Basilicata ha inteso portare una sua esperienza proprio all'interno di un panel il cui tema era quello della partecipazione della comunità e abbiamo condiviso l'esperienza della cooperativa del Salone dei Rifiutati di Potenza del MUN, che intorno proprio al tema della partecipazione culturale ha attivato la comunità e le comunità intorno ad un progetto bellissimo, la realizzazione di quelli che loro hanno chiamato Atlanti babelici, cioè vale a dire proprio la costruzione di atlanti di comunità all'interno dei quali ci sono dentro le rappresentazioni culturali, turistiche, ma anche proprio quello che la comunità intende per promozione culturale. Quindi è stato un modo, ecco, per portare una piccola realtà a parlare intorno ad un grande tema che è attuale sotto tutti i punti di vista, quello della partecipazione, perché lo sappiamo, solo facendo partecipare la comunità stessa si crea. Ecco, ci sono esempi virtuosi in altre zone d'Italia, Irene Bongiovanni, da cui il Sud potrebbe prendere spunto per potersi rilanciare, diciamo così, e poter creare terreno fertile da questo punto di vista? Devo dirle che le esperienze del Mezzogiorno erano però davvero eccellenti, penso a Lecce con Artwork, penso alla Sicilia con Corai, quindi insomma devo dire che il Mezzogiorno non ha davvero nulla da imparare, però possiamo guardare a tutta Italia, con per esempio la Toscana dove abbiamo a Prato la cooperativa Prato Cultura che si occupa di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, oppure alle tante esperienze di cooperative di comunità, dove, come diceva la Presidente Surano, è la comunità partecipazione. Allora penso ad Ostana, un piccolo borgo nel Cuneese, che è alla cooperativa di comunità dei servizi, come la scuola o l'apertura di una biblioteca. Possiamo spostarci ancora a Udine, dove c'è un'altra cooperativa che si occupa di progettazione culturale. Si è inventata, tra le altre cose, il festival più piccolo del mondo, dove la progettualità porta degli artisti in centri quasi disabitati, anche nel Friuli Venezia Giulia. E potrei continuare, perché cooperative culturali e turistiche riescono oggi a dare davvero un in tutta Italia.
Purtroppo abbiamo un piccolo problema di connessione con Irene Bongiovanni, non tutto quello che dice riusciamo ad ascoltarlo per bene. Vado a Lucia Surano, quanto la politica ha implementato, implementa, diciamo, i vostri processi e cerca di renderli più fluidi? Uno dei panel è stato quello intorno al tema e al progetto dei piccoli borghi, e quindi al bando borghi che insomma, è attualmente attivo all'interno del PNRR. E questo abbiamo, intorno a questo tema poi è stato affrontato anche tutto quello che è lo spopolamento delle aree interne, quindi il tema delle aree interne che invece sono un volano per promuovere, per fare cultura, ma soprattutto per fare economia attraverso la cultura. Il bando dei borghi è una grande opportunità in questo momento storico, proprio nella direzione di cui diceva prima la Presidente Bongiovanni. È un periodo in cui ci sono tante possibilità, tante risorse, ma come dire, il cambio di paradigma, di mentalità è quello di approcciarsi a questi progetti con la logica del processo, cioè fare in maniera tale che poi, finito il finanziamento, finita l'opportunità, finito il momento storico, le azioni possano continuare nel tempo e garantire sempre alle comunità sviluppo, e attraverso lo sviluppo garantire per esempio alle aree interne e ai borghi di non spopolarsi. Quindi questo è uno dei temi centrali intorno alla cultura, e intorno proprio alla cultura è una delle occasioni attraverso le quali invece non favorire lo spopolamento. Ecco, Surano, voi avete una ricetta per cercare di arginare lo spopolamento? Ci può fare un esempio concreto? Allora, ricetta no, però ci sono delle belle esperienze, soprattutto immaginando delle azioni. Ci sono tante cooperative che appunto lavorano nelle aree interne, soprattutto le cooperative di comunità, come diceva la Presidente Bongiovanni, che stanno lavorando non tanto per portare solo fisicamente, no, turisti all'interno dei propri borghi, ma proprio per costruire dei nuovi immaginari, per costruire delle opportunità che possano aprire tutto quanto un indotto, perché non si può pensare di ripopolare un borgo, di portare turisti solo intorno, non so, che ne so, all'apertura di una chiesa che magari da tanto tempo era chiusa. Bisogna all'intorno costruire tutto un processo di indotto. Ecco, è proprio questa la forza del lavoro, della cooperazione, che si mette insieme tutte le sue forze, la cooperativa agricola piuttosto che la cooperativa di servizi, quella turistica. Quindi mettendo insieme le proprie forze, le proprie capacità, la possibilità e l'opportunità di costruire un indotto che risponda ai temi, ai problemi, ai bisogni, ma che vada a costruire i processi che poi garantiscono la sostenibilità. Presidente Bongiovanni, quanto poi il turismo, diciamo così, può andare a snaturare e a disidentificare alcune aree? Poi certe volte si possono creare anche dei processi contrari a quelli del virtuosismo, della virtuosità. Beh sì, purtroppo il fenomeno cosiddetto dell'overtourism è spesso dibattuto. Diciamo che preferirei concentrarmi invece sui buoni dati che la cooperazione può portare invece su proprio quello che ci stava dicendo la Presidente Surano. Due dati credo che possano dare senso dell'impegno della cooperazione in qualche modo per contribuire ad invertire il fenomeno dell'overtourism. A livello nazionale sono circa 7.000 gli occupati che grazie alle cooperative lavorano nelle aree interne e nei borghi, questo nel settore turistico. Questo significa che oggi la cooperazione in quelle aree, come diceva la Presidente Surano, è già un'occasione di lavoro, è già un'occasione di sviluppo. E allora per poter far sì che ci sia una connessione più insomma, produttiva rispetto a quelle che sono le zone delle grandi città, le destinazioni turistiche più importanti, con tutto il resto del nostro paese, è necessario che ci siano delle realtà che si occupino in modo professionale e organizzato di turismo, e questo le cooperative lo fanno. Le nostre cooperative tra l'altro sono per un terzo del totale, sono circa 1.500 le aderenti di Confcooperative proprio nelle aree interne, hanno sede nelle aree interne. Questo significa che operano laddove altre forme di impresa non stanno lavorando. E in più un altro dato, sono circa 1.300 le cooperative che di tutti i settori, non soltanto del settore turistico, per esempio la ristorazione, ma anche i trasporti, operano nelle aree interne. C'è ancora una fragilità, che è quella economica
e finanziaria, lo sappiamo, sappiamo di doverci lavorare, però ecco, il messaggio è c'è già un tessuto produttivo che opera per rendere possibile una destinazione turistica diversa da quelle più conosciute nel nostro paese. Ringrazio Lucia Surano, ringrazio René Bongiovanni per il collegamento e per averci dato un assaggio di quello che è stato, insomma, questo bel festival dell'economia e della cooperazione, cultura e turismo per lo sviluppo del Mezzogiorno che si è tenuto nei giorni scorsi. Grazie ancora per essere state con noi.